Pieno centro, taranto brulica di passanti, è un pomeriggio di sole, poi attimi di terrore. Un uomo, un odontotecnico del posto, è travolto da un'auto in corsa, forse per un malore, una distrazione, ma il quadro secondo le prime ricostruzioni sarebbe più inquietante. Pare un atto volontario da una donna con a bordo una bambina alla guida di una Ford Fiesta Grigia. L'automobile è finita prima su un archetto parapedonale tra via Mazzini e via Monfalcone intorno alle 17 di venerdì 22 marzo. Finendo la corsa contro le vetrine di un'attività commerciale. Il Tarantino è rimasto incastrato sotto l'auto per alcuni minuti, tanto che per poterlo estrarre è stato necessario sollevare di peso l'autovettura. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni passanti, poi l'immediato intervento dei sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato al Santissima Annunziata di Taranto, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non è chiaro il motivo del gesto che avrebbe portato la donna a investire l'uomo di proposito, forse per motivi passionali, la stessa che dopo l'impatto è fuggita facendo perdere le sue tracce. Al vaglio, da parte degli inquirenti, le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.